Salve a tutti, mi chiamo Tiziano e normalmente posto link e video in inglese, ma oggi ho come ospite Andrea Belloni, che è italiano come me, da Terni. Quindi ciao Andrea. Ciao Tiziano. Non so se ragazzi voi lo conoscete, ma Andrea è un appassionato di DIY, robotica e droni che posta tantissimo su forum come Ardupilot, specialmente posta video e lavori che riguardano volo autonomo, visual tracking e droni che riescono a volare al chiuso senza GPS, utilizzando solamente informazioni che derivano dalle telecamere. Andrea, da dove è derivata questa passione per il volo autonomo, per i droni e la robotica? Ma devo dire che io sono sempre stato interessato in tutto quello che ruota intorno alla scienza, tecnologia, elettronica, robotica. Mi è sempre piaciuto costruire cose per me, costruire quelli che io chiamo i miei giocattoli. Quando ero piccolo erano giocattoli, adesso continuano ad essere giocattoli, è solo che volano e fanno più cose. Qui vediamo una delle cose realizzate, un piccolo drone con le eliche da 3 pollici che sta andando in quello che in Ardupilot si chiama Circle Mode in maniera autonoma, cioè non lo sto controllando. Ecco, quello che vediamo a terra c'è una tavola di Mark della realtà aumentata, sul drone c'è una Raspberry Pi camera, la camera inquadra la tavola di Marker che stanno sotto al drone. Adesso Ma quello che quando abbiamo appena visto è un land automatico. sì. Queste immagini vengono elaborate all'interno del Raspberry Pi a Fammi bordo. farti vedere dove c'è un video dove vuoi vedere il dietro le quinte, no? Sì, questo è quello che succede, questo è quello che vede la camera. E attraverso queste immagini, attraverso il riconoscimento e il detection, come si dice in inglese, di quelle particolari pattern che sono gli Aruco Marker, si può ricavare la posizione e l'orientamento. Inizialmente quello che si ricava è la posizione e l'orientamento del marker rispetto alla camera, poi si fa un'inversione di tutto ciò e si ottiene per cui la posizione del drone, della camera rispetto alla tavola dei marker che diventa il sistema di riferimento. Giusto per dare un'idea a chi sta seguendo, che non ha grande cognizione dell'argomento, che cosa si intende per invece con visual inertial odometry? Quello che ho visto qua non è una visual inertial odometry, è qualcosa che utilizza un pattern strutturato per ricavare la posizione e assetto direttamente dall'immagine, direttamente dalle informazioni. Invece, che cosa si intende per visual inertial odometry? Partiamo da Visual Odometry, si intende la possibilità di ricavare la posizione e orientazione del drone attraverso l'analisi dell'ambiente in cui il drone vola. Questo viene fatto, insomma, semplificando un po' le cose, praticamente all'interno dell'immagine presa dalla camera vengono individuati dei punti caratteristici, delle feature, e istante per istante, frame dopo frame, si vede come questi punti caratteristici si spostano, diciamo, all'interno dell'immagine. Che il fatto che si sono spostati all'interno dell'immagine, in realtà non si sono spostati i punti, in realtà è il drone che vi sta guardando, è la camera che sta sul drone che vi sta guardando da un punto di vista differente. Questo permette di ricavare con un calcolo, diciamo, inverso il punto di vista del drone, che è lo stesso tipo di calcolo che viene fatto per quello che viene chiamato structure from motion, per cui praticamente da tante immagini prese da tanti punti di vista differenti dello stesso oggetto riesco a ricostruire una geometria 3D. Structure from motion non è, cioè struttura dal movimento, non è importante, non viene analizzato il fatto che la sequenza temporale. Nel visual odometry, invece, la cosa importante è che appunto le immagini che io analizzo sono frame dopo l'altro che hanno insito lo scorrere del tempo. A tutto questo viene aggiunto appunto la I in mezzo a VIO, il sensore inerziale, per cui oltre questa stima della posizione di orientazione del drone fatta attraverso il visual odometry viene migliorata usando il sensore inerziale, perché il sensore inerziale appunto mi dà una buona informazione dell'orientazione, mentre invece nel visual odometry senza sensore inerziale, per esempio, si hanno problemi proprio nelle rotazioni, A capire se mi senza sono traslazione. spostato o se mi sono ruotato. Sono cose che Esatto. soggetti che sono a distanza, è più difficile riuscire ad avere una buona.
il sensore inerziale per cui aiuta, cioè fondendo insieme i dati dalla visceroautometria e dal sensore inerziale ho una stima migliore. E adesso ho visto che infatti una delle più importanti difficoltà che si incontrano nella vision acceleratometri è il tempo, avere il tempo esatto in cui quel frame è stato catturato e avere un match perfetto con l'informazione inerziale, cosa che è molto difficile e scoraggiante per i progetti DIY, no? Do it yourself, è difficile ottenere un timing che sia estremamente accurato e quindi ti fermi a una certa accuratezza. Invece recentemente ho visto che diventa sempre più importante l'utilizzo di questo nuovo sensore dell'Intel, il T265, che ho visto anche nei tuoi post. Sì, certo. Subito prima che uscisse, io e diversi altri autocostruttori, all'interno della comunità di Autopilot, stavano cercando, appunto, come dici te, di realizzare sensori per visual inertia autometri, cioè avere una o due camere di tipo global shutter insieme a un sensore inerziale e il tutto sincronizzato almeno al millesimo di secondo. Poi è uscita la Intel con questo sensore, questo device T265. Questa è la T265, appunto, ha due camere global shutter significa praticamente che la camera ogni frame è come se fosse una fotografia, mentre invece nelle camere normali che si chiamano rolling shutter praticamente ogni frame potrebbe essere composto da una parte presa a un istante e una parte presa a un istante successivo. I due frame presi dalle due camere e i dati presi dal sensore inerziale che è a bordo sono sincronizzati, e come dicevi tu prima è la cosa importante. Non solo, come ultima cosa, all'interno abbiamo anche tutta la capacità computazionale che serve per elaborare le due immagini e i dati dai sensori inerziali ed ottenere quello che vogliamo, cioè la stima della posizione e dell'orientamento del drone nello spazio. Per cui praticamente quello che dal device viene comunicato al computer di bordo, che poi lo comunica al flight controller, è già il dato finale, diciamo, il dato elaborato, la posizione e l'orientamento. Fammi mettere e condividere anche questo video tuo, dove hai invece il stesso volo in circolo, fatto però con la T25. Sì, sì. Ecco, in questo caso tu non stai facendo un tracking della tavola Aruco, ma stai utilizzando le informazioni della videocamera. È questo stesso drone che abbiamo visto, che sta andando in modalità circle, solo con informazioni che vengono dalla camera. L'unica cosa che si vede di poco corretto, diciamo, è un leggero drift nell'altezza. Ho capito, ma è meraviglioso, cioè tu riesci ad avere una precisione incredibile senza avere un ambiente strutturato, senza mettere nessun marker nel tuo ambiente, guarda. La telecamera è montata frontalmente, quindi non deve essere montata rivolta verso il basso. Può essere montata o frontalmente o in basso, dipende dall'ambiente in cui lo facciamo muovere, dove è più probabile trovare informazioni, immagini con dei pattern, non pattern preimpostati, ma comunque dei pattern, qualcosa delle immagini che non siano troppo omogenee. Certo, un pavimento che è completamente dello stesso colore, chiaramente il sensore si perde. Come si vede anche nei video di Scaramuzza che pubblicano nel loro ambiente, usano tappeti per bambini con tutti i disegni per terra che sono perfetti per questo tipo di applicazioni. Esattamente. Tu sei una persona di grande passione. So anche che sei stato uno tra i fondatori dello Hack Lab di Terni. Sì, qui a Terni abbiamo fondato questo Hack Lab Terni, un'associazione di promozione sociale. Fantastico. Senti, quindi se un ragazzo avesse la passione per la robotica o anche non sapesse ancora di avere la passione per la robotica, che cosa suggeriresti? Se vive a Terni, viene da noi. Sì, è chiaro. Se in qualsiasi altra parte del mondo, ce ne stanno tante di realtà come la nostra, in cui c'è gente che fa queste cose con passione. Nel momento in cui una persona fa una cosa con passione e
poi insegna a, specialmente a bambini, trasmette la passione. Cioè, io ho visto, appunto, giusto per parlare ancora di un'altra nostra azienda italiana, ho visto che tu hai collaborato, stai collaborando, comunque in qualche modo sei coinvolto in un altro progetto che sta uscendo, che si chiama Ardubi. Sì, sì, con Giorgio. Con Giorgio Rinolfi ci siamo parlati spesso, sempre come stiamo facendo con te ultimamente in questi periodi, poi lui sta a vivere a Genova, e loro, lui insieme ai suoi soci hanno realizzato questo progetto, un drone completo con a bordo un flight controller con Artucopter. Sì, mi ha coinvolto in qualche modo vedendo sempre tramite la community di Artupilot che ero interessato al volo autonomo indoor. Loro per questo progetto hanno già realizzato anche la possibilità di volo autonomo indoor tramite le ancore ultra wideband, no? La possibilità di utilizzare questi droni magari per fare dei laboratori con ragazzi, come noi abbiamo già fatto qualcosa del genere con Rover. Lui immaginava appunto di vedere gli Artubi utilizzati, no, che so, dalle scuole o comunque da laboratori che lavorano con ragazzi. Ne parleremo poi con lui eventualmente. Quindi Andrea, guarda, ti ringrazio per questa chiacchierata, è stato veramente piacevole. Abbiamo fatto anche lo stesso video, anche avevo fatto un'intervista anche in inglese per avere una diffusione in entrambe le lingue, ma credevo... con un pessimo inglese da parte mia. Ma è l'inglese che avevo io 5 anni fa, quindi l'inglese imparato a scuola. Non potevamo far di meglio, però apprezzo tantissimo lo sforzo e non c'è problema, anzi ho voluto rifare anche il video in italiano in modo tale che si potesse esprimere, Andrea si potesse esprimere meglio, perché ha tantissime cose da dire e solamente nella lingua giusta. Io ti ringrazio Andrea, ringrazio tutti quanti per l'ascolto, se volete appunto potete, se vi è piaciuto il video potete iscrivervi al canale, premere il like e seguire tutti gli altri miei video. Io ho tantissimi video sull'educazione, per la robotica, per i droni, per ROS, e in questo momento anche qualche video dove facciamo due chiacchiere con gli sviluppatori. Quindi se avete idee, domande, mettete un commento sotto il video. Ciao Andrea, alla prossima volta. Ciao Tiziano, grazie.